Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo, in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. I comuni sono l'asse portante del nostro paese. Sono stati realmente il primo spazio pubblico e attivo per i cittadini fin dai tempi della Grecia. Lo sono stati nel Medioevo e nel passaggio tormentato alla modernità. Sono tornati ad esserlo prepotentemente nel 1993, quando in Italia fu compiuta la prima e poi unica grande rivoluzione politica amministrativa. Il rappresentante del popolo è stato direttamente eletto dalla gente. E la storia e l'economia del nostro paese che ci porta a considerare primario e centrale il municipio nella vita pubblica, poiché riesce a far sentire di più il legame tra istituzioni e le necessità delle comunità. E il ritorno alla visione municipale è tutt'altro che un rifiuto della dimensione globale dell'economia e della tecnica, ne è piuttosto il contrappeso e il coronamento. Su queste basi Municipia vuole essere un luogo di discussione aperta, libera da steccati ideologici, e per questo lancia un appello alla società civile, alle forze produttive, a chi ama la politica, agli stessi sindaci e amministratori, a chi vuole occuparsi dei problemi della vita pubblica, a partire dalla sua città, a chi vuole vivere la sua attualità con un rinnovato spirito di speranza. Dobbiamo ripartire dai comuni, ripartire dal sentire comune, ripartire dal bene comune. Dobbiamo ricominciare dai municipi, città per città, paese per paese, per convincere la nostra classe politica a riformare per un vero cambiamento e non a far finta che qualcosa cambi perché tutto resti come prima. Buonasera, benvenuti. Manca davvero poco, pochissimo, il 25 maggio è forte, il 25 maggio si rinnoveranno le amministrazioni comunali in 18 comuni della provincia di Foggia, tra questi c'è sicuramente Lucera, centro importante, città di antica tradizione storica, culturale, turistica. Lucera che però ha anche tanti problemi, in questo periodo si stanno scandagliando un po' tutti quanti, in modo da poter cercare di comprendere quali sono le istanze di una città che evidentemente chiede ai suoi amministratori di fare la loro parte, di ascoltarli. Cercheremo di capire, appunto, di andare a Lucera, cercheremo di capire che tipo di campagna elettorale si sta facendo, quali sono gli argomenti che si stanno toccando, qual è il bilancio dell'amministrazione Dotoli, posto che il sindaco uscente è anche ricandidato per il suo secondo mandato. Lo faremo con i candidati sindaci, non poteva essere altrimenti, li abbiamo in studio quasi tutti quanti, in tutto sono 7, ne abbiamo 6, li vedete qui con me, la telecamera si è allargata, manca Giuseppe Massenzio dei Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che abbiamo invitato e che però per problemi personali non ha potuto raggiungerci. Certamente la discussione sarà esauriente e autorevole anche con i nostri ospiti. Pasquale Dotoli alla mia sinistra, sindaco uscente, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, quindi in qualche modo l'outsider di questa campagna elettorale. Stefano Montagano con la lista Amo Lucera, Giuseppe Bizzarri, avvocato, candidato con il progetto di centrosinistra Lucera, progetto Lucera Bene Comune. Lucera Progetto Comune. Poi Progetto Comune, perfetto. Quindi Michele Lunetta, altro candidato spostato a sinistra con l'altra Lucera. Buonasera.
Tutolo, Antonio Tutolo, che abbiamo imparato a conoscere anche in questi anni di opposizione con il progetto Piazza Pulita, quindi il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Graziano Cecere. Saranno loro i nostri ospiti, si prevede una puntata che farà parlare, i temi sono davvero tanti. Francesco, sì. Tu hai già anticipato qualcosa nel servizio di oggi al telegiornale? Sì Giovanna, una giornata importante a Lucera soprattutto per il PUG, il piano urbanistico generale che manca da quasi 40 anni, uno strumento che serve ad una città che ormai è cambiata totalmente. Noi abbiamo ascoltato l'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanente, che ha parlato proprio del PUG di Lucera e ha ricordato quello che poi ha detto la regione, cioè la difesa del suolo, del non consumo del territorio, insomma una serie di idee che la regione ha chiesto ai comuni di mettere in atto e anche al comune di Lucera. Quindi è una giornata molto importante, soprattutto per questo consiglio quella comunale, proprio di per oggi questo argomento. Una giornata importante. Sì. Lo chiediamo alla sindaco uscente. Dottori, lei è preoccupato per questo aspetto, perché il partiamo diciamo da qui, poi naturalmente andremo su altri temi. Perché il PUG arriva così tardi? Beh, il PUG arriva così tardi non sicuramente per strumentalizzazioni politiche come qualcuno vuol credere. Se fosse stato così avrei riempito la città di manifesti in questo senso. Io ritengo che dopo 40 anni e dopo tante vicissitudini che hanno visto il comune di Lucera essere soccombente, il comune di Lucera ricevere una serie di diffide regionali, il comune di Lucera ricevere sentenze del Consiglio di Stato che lo obbligavano ovviamente a ritipizzare dei suoli, credo che dopo 40 anni e con un processo preparatorio durato 4 anni per quelli che sono i tempi che oggi prevede la formazione di un PUG, credo che sia dovere della classe politica e del Consiglio Comunale, ma di tutte le forze politiche, mettere un primo tassello che è quello dell'adozione del PUG per evitare che lo stesso vada in naftalina lasciando indietro la città in un progetto di pianificazione che riguarda tutti i settori. Voglio subito andare su questo tema anche su Bizzarri e Tutolo, poi vediamo insieme una scheda sul PUG. Bizzarri, è così, è un dovere delle forze politiche procedere in questo senso già a partire da questa sera? È un dovere delle forze politiche procedere nel senso dell'approvazione del PUG, non certo da questa sera, perché vi è un divieto previsto dal testo unico sugli enti locali, che è l'articolo 38, il quale prevede che nella fase dell'indizione dei comizi elettorali non si possa in alcun modo adottare provvedimenti che non siano indifferibili ed urgenti. In questo caso non c'è alcuna indifferibilità ed urgenza, il PUG lo aspettiamo da 40 anni, e quindi è quantomeno singolare voglio dire approvare, adottare un provvedimento in questa fase, un provvedimento che potrebbe essere già solo per questo viziato di illegittimità, che potrebbe dare la stura a un nuovo contenzioso in questa materia, e quindi tutti quei problemi sull'aspetto urbanistico che il sindaco ha giustamente sottolineato non verrebbero in alcun modo risolti. Il tema è molto complesso, c'è stata una lettera che è stata avanzata all'amministrazione da parte del dirigente dell'urbanistica, che è peraltro genero di un assessore di questa amministrazione, ricandidato, l'assessore Bernardi, che è ricandidato a queste elezioni in una delle liste. Quindi che sostengono. Ci potrebbero essere dei conflitti? No, non è un discorso di conflitti di interessi, anche se qui potremmo poi aprire tutto un altro aspetto, diciamo, di discussione. Però l'articolo 38 prevede esattamente che non si possano adottare provvedimenti che non siano indifferibili ed urgenti per evitare che possano prestarsi a strumentalizzazione e che possano indirizzare le scelte dei cittadini in un senso o nell'altro. Quindi Tutto io no. dico una cosa: possiamo aspettare altri 15 giorni, 20 giorni e dare alla città uno strumento che sia legittimo anche sotto il piano, scusatemi, il piano Tutto della formalità. Guardi, io mi sono guardato un po' di giurisprudenza su questa vicenda e devo dire che ci sono diverse scuole di pensiero tra i giudici amministrativi, come del resto siamo abituati in Italia, quindi ce ne sono alcuni che contestano questo periodo non idoneo praticamente. Lei personalmente come la vede? Io personalmente la vedo che sicuramente il sindaco Dottoli poteva risparmiarci oggi questo punto all'ordine del giorno in consiglio comunale,
si sarebbe potuto trattare tranquillamente anche successivamente. La città ritengo, ha urgenza di avere una pianificazione. Perché ritengo che ci fossero tutti gli spazi anche per farlo successivamente, però devo dire la verità, non mi appassiono ai cavilli e mi piace entrare nel merito e discutere degli argomenti, quindi è un provvedimento che la città aspetta da troppi anni. E posso dire un'altra cosa, siamo nella fase di adozione, è un primo passo, primissimo passo, ci sono le osservazioni, le controdeduzioni, alla fine per arrivare all'approvazione e soprattutto, mi piace usare questo termine, per arrivare alla posa della prima pietra ci vorranno 3 anni. Allora, non sì, c'è bisogno, chiedo scusa il termine, sì. Non c'è bisogno di ulteriori tentennamenti, anche perché chi volesse modificarlo a proprio piacimento, ci sono le osservazioni, può recepirle nel caso in cui vince le elezioni e fare il proprio PUG senza perdere un attimo di tempo. È il mio personale pensiero. Allora Francesco, noi abbiamo ascoltato anche l'assessore, certo, abbiamo cercato di fare un po' il punto, poi torniamo dal sindaco Dottoli che naturalmente dovrà replicare. Allora, in questa scheda noi un po' riepiloghiamo quello che è stato appena detto, cioè può essere soltanto adottato, poi andrà in regione e tornerà di nuovo al palazzo di città, quindi spetterà alla prossima amministrazione con una serie di poi adempimenti, quindi anche di tempo, approvare questo strumento che è atteso da 40 anni, che è uno degli strumenti più importanti per la pianificazione della città. Iniziamo da questo naturalmente, perché la giornata, certo, è particolare per questo. Iniziamo da questo con le dichiarazioni anche di Angela Barbanente. E l'urbanistica, uno dei temi più caldi nella città di Federico II. A Lucera, quello che oggi viene chiamato PUG, Piano Urbanistico Generale, manca dal 1973-74. All'epoca il PRG venne soltanto approvato. Erano gli anni 70, c'era un'altra città, diversa per densità abitativa ed estensione. Sono passati 40 anni da quel PRG, occorre oggi capire che abbiamo un diverso modo di guardare allo sviluppo del territorio, molto concentrato sulla riqualificazione della città esistente. E quando parliamo di città esistente, nel caso di Lucera, parliamo di un centro storico di straordinario valore, con dei beni culturali di primaria importanza nell'ambito non solo della Regione Puglia ma del livello nazionale, parliamo di un paesaggio anche agrario che è uno dei paesaggi federiciani più importanti della nostra regione. Oggi Lucera, cresciuta notevolmente nei quartieri periferici, è chiamata a discutere di nuovo sul piano urbanistico generale, fermo al 2007. Toccherà alla futura amministrazione comunale approvarlo, non ci sono i tempi al momento per farlo. Il PUG, che torna in consiglio al fotofinish, potrà essere soltanto adottato dalla Sise cittadina, per passare poi nelle mani della regione e ritornare al comune dopo le osservazioni di via Capruzzi, che intende seguire la via del no al consumo del suolo, del risparmio energetico e dello sviluppo di una mobilità pedonale. Indirizzi e direttive per i contesti urbani dovranno essere comunque finalizzati al contenimento del consumo del suolo, al risparmio energetico, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento, al sviluppo di una mobilità pedonale e ciclabile e quindi nella direzione di quella città compatta che anche le direttive europee ci chiedono di promuovere. Allora, sindaco Dottoli, in ogni caso si tratta di un argomento molto molto complesso. Parlavamo comunque della normativa elettorale che dice consigli comunali solo in via straordinaria
ed urgente. È chiaro che facendo in questo modo qua si presta a delle strumentalizzazioni. Perché è così importante? Beh, guardi, innanzitutto ognuno ha la sua opinione, come diceva qualcuno, c'è giurisprudenza in un senso o nell'altro. Si è tralasciato di dire che l'argomento interviene in un momento in cui, con una sentenza recentissima, è stata annullata la variante in una zona della nostra città, in base alla quale ovviamente c'è adesso l'obbligo da parte del Comune di Lucera di ottemperare a quella che era stata una sentenza del Consiglio di Stato del 2007 che obbligava l'ente comunale a ritipizzare quei suoli. È normale che adesso qualcuno dirà: in questa sentenza non viene però riportati i termini entro i quali questa ritipizzazione va fatta, ma è anche chiaro che nel 2007 erano stati concessi 4 mesi di tempo. Ecco perché nel 2007, in quel momento, si andò in Consiglio Comunale, quando c'era la stessa condizione attuale, e si adottò quella variante. In quello stesso momento era anche pronta l'adozione del PRG, che poi non fu fatta per motivi politici e che tra l'altro avrebbe sanato la variante stessa. Oggi torniamo a fare una discussione di questo tipo che, guardate, io ritengo, al di là di quella che possa essere la campagna elettorale, perché ripeto, quindi non voglio puntare su questo, è urgente e improrogabile perché c'è una sentenza, c'è una sentenza del 2007 che ovviamente ha portato all'adozione e poi all'approvazione di una variante che è stata successivamente annullata perché aveva vizi di legittimità. Ora, rispetto a questo annullamento, c'è l'obbligo e quindi ci sono anche responsabilità erariali da parte dell'ente comunale di andare a intervenire nella ritipizzazione di queste aree. Oltre a questa sentenza e oltre alla ritipizzazione di queste aree, ci sono situazioni analoghe. La Barbanente le conosce bene e quindi sa benissimo di cosa parliamo. Tra l'altro, tutti gli aspetti che la Barbanente in questa intervista ha messo in evidenza sono aspetti conosciuti al Comune di Lucera, perché sono stati oggetto di una conferenza di copianificazione, nella quale ovviamente sono stati chiariti alcuni aspetti per i quali io, pur essendo di altra parte politica, li condivido appieno. Quindi c'è la necessità di andare avanti, anche perché non si tratta di un atto che è irreversibile. È un atto rispetto al quale le osservazioni e le deduzioni possono essere fatte. Quando mi si dice lo si può adottare fra 15 giorni, chi lo dice sa, perché ha un minimo di esperienza politica, che non però è così. Detto bizzarri, esatto, lo perché può fare tra 15 fino giorni. Alla elezione del sindaco, fino all'ufficializzazione della candidatura della nomina del sindaco, fino alla costituzione della giunta, del consiglio comunale, come minimo credo che se ne parlerà ad ottobre-novembre. Non sappiamo contemporaneamente, ad ottobre-novembre, certo, e sono pronto a metterci per fare una giunta. È chiaro, perché oggi questa amministrazione o i consiglieri conoscono il piano, dovranno ovviamente abituarsi, approcciarsi alla macchina amministrativa, a una nuova amministrazione. Il problema è che noi non sappiamo neanche a ottobre-novembre quale sarà la variazione di alcuni strumenti regionali che sono in continuo evoluzione, in continuo momento. Bisogna mettere un punto. Brunetta, lei voleva... Sì, io volevo dire alcune cose, perché credo che bisogna ben pesare le parole rispetto a un tema molto delicato, perché c'è una grossa aspettativa nella nostra Lucera rispetto al tema urbanistico. E che probabilmente forse non è chiara bene alcuni passaggi. Quando si dice che sono 40 anni che non si ha un PUG, si dice una cosa, una grande sciocchezza, perché avevamo 40 anni al PRG. Avevamo un PRG che ha esaurito la sua missione nel 2002. Tant'è vero che è nato un problema della giunta Labate, in cui credo Bizzarri ne facesse parte, quando approvarono una variante in deroga rispetto a PRG, che poi ci ha portato il caos urbanistico, oltre che la pesantezza delle sentenze per cui i cittadini di Lucera rischiano di pagare milioni di euro rispetto a questa cosa. Quindi c'è questo problema, che Lucera ha bisogno di un piano urbanistico, quindi generale, una nuova visione, così come viene dettata dalla legge regionale in tema di urbanistica del 2001, e poi modificare nel 2004. Il problema che noi poniamo è un problema di opportunità, perché credo che in questo momento, in campagna elettorale, noi stiamo adottando la procedura di approvazione del PUG. Dopo l'adozione passerà quantomeno un anno, e quindi rispetto a tutto ciò che riguarda tutti i potenziali interventi che si potrebbe fare su un piano possibile, vengono meno. Quindi c'è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quello che mi interessa capire,
noi si adotta un piano urbanistico generale, il quale dovrà essere, dopo la valutazione, diceva Tutolo, dove ognuno di noi potrà fare le proprie osservazioni, il quale poi va alla Regione Puglia. Eh sì, lo abbiamo detto. Allora, poiché la Regione Puglia vedrà le compatibilità rispetto a PCTP, cioè la, come dire, compatibilità... No, PPTR. No, poi il drag. Vabbè, facciamo un acronimi per esteso, se no la gente da casa non... Ma c'è un elemento nuovo che è stato approvato l'anno scorso, che è piano paesaggistico. Cioè, quindi noi dice, non sappiamo... è una materia complessa, non sappiamo allora, che cosa non accadrà. No, io non vorrei che ancora una volta noi affrontiamo una discussione importantissima e dopo si, come dire... saranno gli altri, no, Michele, non è così. La Regione Puglia che ce lo rimanderà indietro dicendo che è sbagliato, che verrà bocciato. Allora rispetto a questo, quindi io dico, la fretta oggi per adottarlo non c'è bisogno. Allora, è un giudizio politico il mio. Sì, allora non è una questione legata, non è politico, ma non tecnico, perché no. Tecnicamente non dice il giusto. Ma no, non è così, non è così, perché delle compatibilità credo. La necessità di replicare, sì, anche allora io l'abbiamo compreso, no, ma le compatibilità già sono uscite nella, nella, sì, allora Montagano, sicuramente il tema è complesso, il tema è delicato, entrano in gioco tanti interessi, entrano in gioco settori importanti della città quando si parla di piano urbanistico generale. Lei è dello stesso avviso? In ogni caso si doveva aspettare, si doveva far finire questa campagna elettorale. Lei è stato anche uno di quelli che ha tirato fuori 13 ettari di suoli comunali dove costruire, ha dato un po' di numeri, no? Posti di lavoro, aziende, servizi. Bisogna andare calmi con questi temi. Allora, ormai è chiaro e palese, si è capito che a Lucera vige una realtà dove si parla di quelli che sono i problemi, si continua a parlare di quelli che sono i problemi. Quello che manca è appunto la risoluzione di questi problemi, come far fronte con delle opportunità che vadano a centrare quelli che sono gli obiettivi per risolvere un problema. E quindi io sono qui presente in qualità di candidato sindaco per far fronte a un'esigenza che scaturisce una situazione ormai troppo ristagnante nel tempo, che mi vede oggetto di portare finalmente un qualcosa che dia un cambiamento alla città, ma non solo riferito ai problemi, ma delle soluzioni. Ma questi 13 ettari di suolo comunale su via Biccari, se non erro, sono utilizzabili? Lo chiedo anche agli altri candidati. Sono sono una porzione di terra sulla quale effettivamente un progetto è compatibile, un progetto nella misura in cui lei lo ha pensato, ideato? Allora, quei 13 ettari del Comune di Lucera, della proprietà del Comune di Lucera, fino ad oggi inutilizzati e sfruttati, facendo comunque riferimento a delle proposte che si sono già susseguite in questo ultimo periodo, però che sono delle proposte che non portano a una risoluzione immediata che possa vedere partecipare il Comune di Lucera a ricavare quel valore aggiunto da quei 13 ettari. Non... Al momento questi 13 ettari che cosa se ne sta facendo? Ci sono delle fave, sono anche buone. Sono 13 ettari di proprietà del Comune di Lucera, ovviamente fittati come tante altre proprietà del Comune di Lucera, e quindi sono suoli agricoli a tutti gli effetti. Il problema fondamentale rispetto all'idea del candidato sindaco Montagano, che non conosco, e che comunque, proprio per quello che diceva la Barbanente, per quello che è stato stabilito in conferenza di copianificazione, il piano di insediamento produttivo, proprio per evitare il consumo del territorio, va individuato ed è stato individuato all'interno, diciamo così, dell'agglomerato urbano delimitato dalla strada statale 17. Quindi è in funzione di quello che si vuol fare che poi bisogna capire se con la regione determinati tipi di insediamenti produttivi possono andare al di là. Allora Montagano avrà avuto certamente le sue buone ragioni, per lei che numeri ha dato, un bel po' di numeri, insomma, che sono importanti in una campagna elettorale di questo genere. Sono ad indicare quelle che sono le azioni da adottare immediatamente per dare lo slancio al paese e far fronte a un'esigenza della gente, quella di creare nuovamente dell'occupazione, dei posti di lavoro, risolvendo i problemi della città e dando la possibilità di utilizzare le risorse che ha a disposizione. Lei parla di una cittadella agroindustriale con 1000 unità lavorative. Da insediare proprio nella, giustissimo,
da insediare proprio in quell'area di 13 ettari, perché se posso avere l'occasione di poter spiegare, il mio obiettivo punta alla costituzione di una società per azioni dove vede partecipare il comune come ente pubblico e i privati, ed è una STU, una società di trasformazione urbana che è stata costituita nel 1997 e che noi come famiglia di imprenditori abbiamo già realizzato presso un altro comune di Cagnano Varano per quanto riguarda la base, l'ex base militare sul comune di, sul lago di Varano. E abbiamo realizzato questa società di trasformazione urbana dove prevede entrare in quota parte come conto capitale per i 13 ettari il comune di Lucera, con chi vuole fare imprese e vuole investire per andare a lavorare quelli che sono i prodotti tipici che si coltivano. Immagino che comunque però non ci abbia... sono le aziende per la trasformazione, tipo il grano, tipo l'olio. Immagino tipo che anche... comunque prima di lanciarlo abbia studiato la fattibilità del progetto anche a Lucera, non sia meramente un tema da campagna elettorale. Non è possibile, perché la legge non consente assolutamente al comune di essere socio in partecipate, quindi manca proprio il primo fondamento, che è quello proprio giuridico, cioè non si può fare a prescindere. Poi si potrebbe entrare anche nel merito della proposta, se è concreta, se è fattibile, ma c'è un qualcosa che la mina alla base. La legge non prevede che i comuni possano società partecipare miste a società per azioni, quindi società misti. Quindi ci sarà da andarsi a informare, si vedrà che comunque sono cose che sono disponibili. Nel momento in cui ci candideremo al Parlamento cambieremo le leggi, perché sono comunali. Vi potete andare anche a informare, San Michele S.P.A., andate a vedere quali sono i soci e vi rendete conto della realtà già esistente e già effettuata. Quindi c'è solo bisogno di un po' di aggiornamento in quelle che sono le leggi. Che parla, ma lo sentiamo, non... quindi mi dica, lei aveva da dire anche... Niente, allora io praticamente vorrei dire due cose, perché insomma di cose sono state dette, anche molte, e secondo me anche inesatte. Ci sono vari aspetti da affrontare, il primo è quello che dicevate voi all'inizio, oggi è una giornata importante perché si dovrebbe adottare questo fantomatico PUG, mi ricollego a quello che diceva Lunetta prima. Il PUG appena arriva in regione ce lo rimandano indietro con tanti saluti, perché è un atto che non serve a niente, così come è fatto, badate bene. Dato che non è stata ricommissionata alcuna pianificazione all'architetto che si è occupato del piano attuale, non capisco come, alla luce proprio delle sentenze del Consiglio di Stato che annulla una variante pochi giorni fa, come diceva, come si può andare avanti con un PUG contenente degli atti nulli. Primo punto, non si può. Quindi il Consiglio Comunale che si voleva fare in piazza, poi giustamente la Prefettura ha detto no, e lo fanno al Teatro Garibaldi. Il Consiglio Comunale, io lo chiamo comizio mascherato, di oggi è una farsa. Parliamoci chiaro, è una farsa di campagna elettorale. Se andiamo avanti, cioè punta, c'è il secondo punto. Un attimo, concludo solamente, che punta sul fatto che la gente dice non abbiamo il PUG da 40 anni, ora finalmente ce lo vogliono fare. Punto. Non è così, non ve lo faranno, state tranquilli. Secondo punto, i 13 ettari. I 13 ettari, ci sono molti progetti che vanno da quello che a quanto pare è inattuabile del signor Montagano, passando per quello del signor Tutolo, che comunque non gode dei miei personali favori, così come i miei, quelli del gruppo del Movimento 5 Stelle di Lucera. Noi per esempio abbiamo pensato, perché questi 13 ettari si stanno... stanno cercando di utilizzarli al meglio per cercare di creare lavoro. Si parla di questo fantomatico lavoro. Non è fantomatico, perché insomma poi vedremo anche la gente, no, quello no, che no, ci ha risposto. Non mi ha frainteso. Il bisogno non è fantomatico. Il bisogno non è fantomatico, ma il lavoro che stanno promettendo, tra virgolette, i candidati sindaci che sono qui insieme a me questa sera, è un lavoro che non esiste, che è legato a vecchie concezioni di industria, di manodopera. Oggi il lavoro è altra cosa, è legato a principi diversi. Noi abbiamo pensato per quei 13 ettari di lasciarli così come sono, quindi per l'agricoltura, no, destinati all'uso agricolo, e di creare un circuito di filiera corta che crea quindi delle unità lavorative fattive,
che restano nel tempo. Il progetto di Antonio Tutolo ma porta lavoro agli artigiani, dice lui. Antonio Tutolo ancora non l'ha spiegato il suo progetto. E lo spiegherà, e quando lo spiegherà vi dirà che porterà lavoro agli artigiani, ai falegnami, ai fabbri, ai carpentieri. Ma non è cosa fattiva, prima di tutto, perché la Barbanente ha detto che non si può allargare e non si può consumare suolo. Primo, l'ha detto 5 minuti fa. Sì, però allora una precisazione, secondo... vi prego di essere più concisi, altrimenti parliamo soltanto del PUG, parliamo solo dei 13 ettari, non affrontiamo anche altri problemi. Quindi la prego di chiudere. Ok, allora, i 13 ettari possiamo creare lavoro lasciandoli ad uso agricolo, sfruttando l'agricoltura che dovrebbe essere la nostra prima fonte di sostentazione e quindi creando un circuito di filiera. Allora, Bizzarri, questi 13 ettari nazionale, sono... L'opera nazionale combattenti ai tempi del fascismo dava dei poteri che erano molto più importanti per sopravvivere. 13 ettari per far creare lavoro. Ne abbiamo ettari... 600 di ettari di terreno che se... utilizzati quei 13 per fare delle risorse e su quelli poi che bisogna investire per creare il lavoro, non su quei 13. Mentre c'è una delibera di vendita di tutti e 630 ettari di terreno, compreso quei 13, per meno di quanto si ricaverebbe da quello che è il nostro, la nostra idea di progetto. Sospesa la delibera, sospesa da questo consiglio comunale. Quindi alla fine, quando la Barbanente siamo andati e c'era anche il signor Lunetta, oggi candidato, siamo andati insieme, sponsorizzava anche lui, era d'accordo anche lui su quella idea, la Barbanente disse che quella era l'unica idea che poteva permettere il termine delle spinte. Speculative che da sempre affliggono la città di Lucera. Ma in conferenza di pianificazione che è avvenuta prima, ha detto una cosa completamente diversa, che è a 2 chilometri e mezzo da posso terminare? No, assolutamente, perché non hai capito di quale intervento si parla. Come no? Perché in conferenza fate a dire che se lasci terminare, forse non riesci, cioè lo faccio terminare. Non riesci a seguire. Allora, in conferenza di copianificazione è stato detto che lì si voleva fare la 167, cosa diversa da quella che è l'idea, perché si vuole dare la possibilità di un'offerta abitativa diversa a chi vuole vivere fuori dal centro abitato, in una villetta, e quindi quella distanza è un valore aggiunto, non è un gap. Forse è questo che non si capisce, chi va a vivere lì vuole andare a vivere fuori dal centro abitato, quindi non è assolutamente un ghetto. Il ghetto è quando prendi gente che non ha mezzi, non ha risorse e li vai a mettere fuori. Allora, è chiaro questo, no? Allora, ma qual è il rischio di ghettizzazione? È il valore aggiunto quello. Bizzarri, e poi naturalmente così chiudiamo sull'argomento e offriamo il diritto di replica a Montagano, sennò pare quasi che questi 13 ettari siano il problema. Prego. Allora, io innanzitutto ho necessità di fare una precisazione a quanto affermava prima il sindaco Dottoli. La sentenza del Consiglio di Stato non ha annullato completamente la variante al piano particolareggiato, ha annullato semplicemente l'approvazione fatta dal commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale, e ha detto che la variante adottata nel 2007 è errata nella rubrica, cioè nel nome, non si poteva chiamare variante al piano particolareggiato, ma si doveva chiamare variante al PRG, il che significa che l'atto nella sua essenza è perfettamente legittimo, per cui se dovessimo stare al disposto della sentenza del Consiglio di Stato dovremmo semplicemente prendere quell'atto e mandarlo in regione per l'approvazione. È pacifico, quindi non c'è nessun termine sotto questo profilo, e il riferimento alle sentenze precedenti del 2006 è assolutamente errato. Perché quelle sentenze che avvenivano dietro un procedimento che si chiama tecnicamente per il silenzio dell'amministrazione, quelle sì che davano un termine e quindi in qualche modo andavano a vincolare l'amministrazione a pronunciarsi anche nel periodo della campagna elettorale. Oggi quel termine non c'è, per cui è legittima la scelta dell'amministrazione di ripianificare quell'area attraverso un PUG e anche di dare degli indici diversi, perché nel frattempo, voglio dire, la situazione è cambiata anche sotto il profilo edilizio. Però non c'è nessuna indifferibilità ed urgenza. Chiarito questo, per tornare al discorso dei 13 ettari, mi pare che dalla discussione, dall'intervento che abbiamo sentito dalla Barbanente e da quello che è stato scritto nella conferenza di copianificazione,
sia chiaro che la Regione Puglia non accoglierà mai progetti che consentano in qualche modo l'ulteriore consumo di territorio. Cioè, questo l'abbiamo scritto. Quindi in PUG, e questo PUG c'è, in questo PUG c'è questo progetto che preveda il consumo di territorio, mi pare che già per questo vada in qualche modo a cozzare con le previsioni regionali dell'assessore che abbiamo testé ascoltato. Ma al di là di questo, guardate, in un momento in cui c'è una assoluta come dire, immobilità dal punto di vista immobiliare, non si vendono neppure le case che stanno nel centro, e voglio dire, basta fare un giro per rendersi conto di quanti vendesi ci sono, immaginate quale valenza possa avere un progetto che preveda l'edificazione a chilometri di distanza, perché dal centro storico parliamo di almeno 2,5 chilometri, di 200 villette, quali è il progetto di Antonio Tutolo, che debbano trovare non so quale tipo di acquirenti, considerato che, ripeto, non acquirenti, già, è lì che sbaglia il candidato Bizzarri, autocostruzione, dare la possibilità a chi volesse, il terreno lo devono comprare, acquirente significa che comunque nella nostra città è quella di, no, voler, però mi fai finire, Antonio, sempre i cittadini in mano ai costruttori, Antonio, costruirsela, non comprarsela. Se ci parliamo uno sull'altro, non chiedo scusa, no, era per precisare quello che il concetto sbagliato, no, che hai voluto, no, far passare. Allora, il concetto io non ho detto di vendere case, nessuno deve costruirle. Però fammi finire, poi dopo replicherai. Invece l'acquirente c'è, perché tu il terreno, per quello che è il tuo progetto, lo metti in vendita. Esatto, e un quindi, pezzettino di terreno. Esatto. Allora, però fammi finire, ti prego, fammi finire, poi dopo replicherai. Allora tu metti in vendita il terreno. Dobbiamo lasciare questo argomento. E oltre il terreno, la gente, oltre a spendere i soldi per la edificazione, dovrà spendere i soldi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che peraltro in questo PUG sono previste come preliminari a qualsiasi tipo di edificazione. Quindi è chiaro che le villette non è che vengono regalate, la gente dovrà costruirsele con dei soldi, spendendo tanti soldi, e quello è il problema. Se tu già non vendi le case all'interno del centro, spendendo meno di quando vendono quelle case che vogliono chiamare case, ma lo spendi di meno, perché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da portare a distanza, opere di urbanizzazione primaria e secondaria da portare a distanza notevole, quale è quella dei 13 ettari, costano tanti soldini. Non conoscete nemmeno la posizione. Tu non conosci di cose che non conosce. Allora mi interessa. L'assistenza sociale lo devi garantire anche a un quartiere periferico. Voi non state pensando, okay, ad un quartiere a 2,5 chilometri, non pensate alla copertura assistenziale sociale. Cioè, forse Giovanna, fra l'altro, è chiara. Mi intrometto nel discorso. Questa è una cosa. I candidati hanno parlato di periferie. Molte domande che abbiamo raccolto dal web, lanciando il nostro appello su Facebook, parlano di periferie, cioè di problemi che sono vissuti dai cittadini nelle periferie. Quindi la città, una parte della città è molto attenta a questo, chiede ai candidati, tutti come sono, una maggiore attenzione, un occhio di riguardo alle periferie. Quindi andremo fuori, diciamo, la cinta muraria della città che adesso conosciamo. E poi c'è, collegandomi a Bizzarri, molti hanno parlato del caso Fantini, cioè della chiusura di Fantini, che ha dato per anni tanti posti di lavoro. Adesso ci sono molti lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, che è collegata a quella chiusura alla crisi dell'edilizia, quindi si costruisce sempre meno e si vende meno, l'indotto, quindi la costruzione di materiali utilizzati in edilizia, hanno poi provocato questo cortocircuito vero e proprio, secondo allora, molti cittadini. Per questo, proprio restando su questo, vediamo che cosa, di che cosa parla la gente quando la andiamo ad incontrare, che cosa chiede. Poi chiedo scusa a Montagano, ma se tiro di nuovo, tornerò da lui. Vediamo la prima scheda, la prima tranche di interviste realizzate con i cittadini. Di cosa chiede al nuovo sindaco di Lucera? Chiede che questo paese è stato troppo disastrato. Cercasse almeno di pensare un pochettino a questo paese, che qua si sta niente tutto qua, stiamo rimanendo soltanto noi anziani, come mette pure gli amici. Questo c'è, cerca, che volume cercare? Secondo lei cosa qual è la prima cosa che dovrebbe fare il nuovo sindaco? Proprio la prima? Il nuovo sindaco dare almeno dei lavori come murature, come cose, perché qua siamo troppo abbandonati. Il nuovo sindaco? Prima di tutto il lavoro, che non ce l'hai. Tutte le disoccupazioni, e poi ti mette a posto un po' Luceri, già da quel segno là, che si è buttato il cornicione giù. E che succede? In piazza d'uomo.
migliorare un po' la situazione stradale, manifestazione culturale, socioculturale, questa roba qua, almeno questa. Lei è un commerciante? Sì. Si sente sicuro come commerciante? Qua in piazza sì, non abbiamo problemi. Beh, comunque in Lucera più o meno è abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Cosa secondo lei dovrebbe fare il nuovo sindaco a Lucera? Non importa mica da voi. L'emergente è quella della la pavimentazione che è molto disconnessa e poi la zona periferica hanno delle buche pericolose dove possono cadere anche gente se non sono accorte. La prima cosa, creare un po' di posti di lavoro secondo me, quella è la cosa più importante. Visto che ha chiuso un grande gruppo come quello di Fantini che dava tanti posti di lavoro, quindi io presumo che la cosa più importante da fare è primaria, è creare nuovi posti di lavoro per far sì che i giovani di Lucera non vadano via. Molti stanno andando via, ci hanno detto. E molti se ne andranno ancora, perché c'è ancora chi è in mobilità, in cassa integrazione con il gruppo Fantini, quindi diciamo che la gente bene o male campa ancora. Però quando finirà tutto questo poi la gente sarà costretta ad andare via se qui non ci sarà nuova prospettiva di lavoro. Una, diciamo, una sistemata alle strade, perché sono da tempo che la manutenzione, anche la pulizia delle strade che manca, soprattutto al centro storico, qui la mattina non basta nemmeno più, diciamo, il camioncino che faceva la pulizia delle strade. Abbiamo segnalato anche i vigili più volte, ma non ci hanno mai dato retta. E diciamo un po' di cura più della città, almeno questo, almeno i servizi, diciamo, visto che paghiamo le tasse, paghiamo l'ICI, tutto quanto, se li prendono pagati profumatamente, almeno di avere i servizi, diciamo, dovuti. Lei è un commerciante, si sente sicuro? Lucera è sicura? Come, diciamo, come sicurezza, diciamo che viviamo ancora nella, quasi nella tranquillità. Allora, Montagano, Dotoli, Lunetta, vi prego di rispettare i loro interventi. Montagano, parlavamo di lavoro, ha necessità di replicare a quello certamente, che le è stato, immagino, anzi mi scuso per essere arrivata così in ritardo. Assolutamente, si è sentito parlare, volevo sapere quali erano i punti di vista anche degli altri candidati sindaci, e c'è stato Cecere che ha parlato di filiera corta, per me invece è sinonimo di filiera interrotta. Perché a Lucera c'è l'agricoltura ma non ci sono gli impianti per la trasformazione delle materie prime, quindi non mi sembra come si può realizzare una filiera corta se non ci sono gli impianti di produzione, perché a Lucera ci sono solo qualche semoleria, ma non ci sono pastifici. A Lucera non abbiamo le cantine e gli agricoltori di Lucera, nonostante hanno un vino di dominazione controllata tipo il Catch and Meat, sono costretti a portarli alle altre cantine di altri paesi, perdendo quel valore aggiunto perché vengono pagate a metà prezzo, quando invece se ci fosse un polo industriale in Lucera che lavorasse veramente quelle che sono le materie prime, che sappiamo sono il primo mezzo di sostentamento dell'economia del paese, allora sì che si può iniziare a parlare di filiera corta. Si è parlato anche di costruire case con la gente che cerca prima un lavoro per mettersi un gruzzoletto di soldi da parte per poi sperare di comprarsi una casa, quindi gli interventi da dover attuare immediatamente vertono su altri argomenti, e il nostro programma gestionale del territorio ha dedicato proprio l'attenzione all'esigenza principale, quella dei cittadini, venire di fronte andando incontro a quelle che sono le esigenze della gente che adesso ci sta guardando. Quindi noi, il comune non ci può entrare in questo progetto, Montagano. Il comune che non ci può entrare in questo progetto è da vedere e da dimostrare, perché noi l'abbiamo già realizzato in qualità di impresa, in qualità di imprenditori, con il comune di Cagnano Varano, in un'altra società, STU SPA, a tutti gli effetti. Quindi allora, questo andremo a vedere. Ma non è solo questo la punta del nostro programma. Anzi, in realtà questo è il programma un po' più a medio e lungo termine, ma noi abbiamo altre. Qualcosa immediatamente, io più tardi alle 4 c'è un'altra conferenza di servizio per la provincia di Foggia per l'ampliamento della Bieco Agrim, cosa che ci stiamo avanti da 2 anni, che abbiamo purtroppo non avuto la possibilità di essere affiancati da quelle che è l'amministrazione che doveva semplificare un po' la burocrazia delle autorizzazioni, però speriamo che questa allora, volta Dottori, sia la volta buona e partiamo Dottori subito con 500 posti di lavoro. Se vogliamo parlare di numeri possiamo anche parlare di numeri tranquillamente, perché stiamo realizzando
un polo per quanto riguarda l'ampliamento della Bioquagrim che prevede anche la lavorazione del multimateriale con il cambio della lavorazione attuale in un ambiente che va a eliminare un problema che non è stato mai eliminato a Lucera, che poi parleremo, e dare subito 500 posti di occupazione. Il problema che tutti quanti hanno fomentato del discorso dei cattivi odori, esatto, delle puzze. Allora, sono l'unico che sta facendo veramente qualcosa per eliminarle, perché gli altri hanno solo parlato creando allarmismo che la gente ancora oggi non sa quali sono le risposte che invece avrebbero dovuto dare. Dottoli. Allora guardi, intanto io ho sempre dei dubbi nel comprendere perché un imprenditore debba fare per forza il politico per fare l'imprenditore. Forse no, va bene, ma non è un'accusa. Voglio spiegare, ovviamente far capire che molto spesso i problemi legati alla volontà di un'azienda di insediarsi in un territorio sono dipendenti ovviamente dall'azienda stessa e quindi dalla sua capacità di investire, dalla sua reale volontà. E poi la risposta che deve dare l'amministrazione, mi dispiace dirlo, è sempre aver pronta una pianificazione che permetta alle aziende di andarsi ad insediare, perché oggi anche questo manca perché non c'è il PUG. Detto questo, quando mi si dice che l'amministrazione non è stata pronta a recepire o a risolvere il problema, non è neanche vero, perché tra l'altro l'amministrazione ha soltanto il dovere, per quelle che sono le sue competenze, di andare ad approvare un progetto dopo che lo stesso ha avuto il via libera dalla provincia, che si preoccupa di questioni ambientali, e dalla regione eventualmente per altri aspetti. Quindi da questo punto di vista il comune dovrebbe fare una variante urbanistica e credo che nessun sindaco e nessuna amministrazione, laddove venga risolto il problema degli odori con un impianto a lavorazione anaerobica, debba poter dire di no. Anche perché, e lo dico a sostegno delle imprese e degli imprenditori, la lavorazione dell'umido diventa un aspetto importante e necessario, anche con la creazione di nuovi impianti, per quello che è il programma della Regione sulla raccolta dei rifiuti. Arriveremo e dobbiamo arrivare al 65% in tutta la Regione Puglia, abbiamo bisogno degli impianti che lavorino questo differenziato. Tra l'altro, uno degli aspetti importanti che può in un certo senso andare a sostituire anche se in minima parte le aziende che hanno chiuso è proprio legato a questo discorso, cioè noi chiediamo come territorio, abbiamo chiesto alla regione un aiuto ed un sostegno proprio per chiudere quella filiera di cui tanto si parla anche e soprattutto sulla questione dei rifiuti, cioè voglio dire oggi quando arriveremo a una determinata percentuale di differenziata si pone il problema della lavorazione, della trasformazione del vetro, della carta e della plastica, perché questo che può diventare un'opportunità anche finanziata per le aziende giovani, per nuovi posti di lavoro non deve essere considerata. Si parlava di vivibilità delle periferie e chiudo. Sì, oggi a Lucera le periferie non sono vivibili perché non c'è uno strumento urbanistico, perché non c'è stata cessione di aree, perché non ci sono aree a Dottori, disposizione però della città di Lucera, perché ho avuto 5 anni, ma in questi 5 anni io le dimostro con gli atti, abbiamo dovuto fare una verifica delle aree cedute, abbiamo dovuto bloccare un processo della monetizzazione, le dico soltanto e chiudo che per presentare un progetto finanziato dalla Regione Puglia su una scuola, un asilo nido a Lucera, abbiamo dovuto ruotare la struttura per farla rientrare in un triangolo. Queste sono le aree a disposizione dell'amministrazione in un processo ovviamente che non va bene, che deve essere completamente modificato. Lunetta, tutto lo arrivo subito da lei, però Lunetta non lo sento da un po'. Sì, sull'argomento avevo visto che prendeva appunti. Sì, ma allora sul lavoro io credo che se noi vinciamo le elezioni l'imprenditore Montacono lo metteremo alla prova, cioè nel senso che se effettivamente vuole investire sul territorio non è che lo debba fare solo se diventa sindaco, no, noi auspichiamo che gli noi auspichiamo che non riescono ad avere delle autorizzazioni, quindi ma noi auspichiamo che gli imprenditori, come dite, provano a investire sul nostro territorio e che effettivamente realizzano il lavoro, quindi io credo che i 2500 posti si potranno realizzare indipendentemente se Montacano è sindaco o meno, perché se fa l'imprenditore credo che la prima cosa principale che fa un imprenditore è realizzare se la macchina profitti amministrativa funziona. Allora, io questa è la prima cosa dalla politica. Quindi c'è di fatto un conflitto. Allora, per ritornare prima alla questione della STU e cose che compatibili, il problema è che mi pongo un altro. Io credo che un comune deve creare le premesse perché si possa, come dire, lavorare nel nostro territorio. Quindi a noi servono politiche attive per il lavoro, che non è quello di mettere noi a lavorare le persone. Eh no, certo che no. Allora, e quindi per fare questo significa che tu hai necessità una programmazione del tuo territorio a partire dalla vocazione. Ora è chiaro che noi abbiamo delle vocazioni che oggi vengono completamente disattese.
penso a quello del mondo agricolo, che non riusciamo a fare quel salto di qualità, perché si possa effettivamente avere il massimo del guadagno del nostro territorio anche in termini occupazionali. Giusto per fare un esempio, non si riesce a fare quel salto di qualità anche nelle professionalità, perché i nostri cittadini oggi se si devono mettere in discussione e mettersi in prova, pure se vogliono provare ad avere un altro lavoro, c'è un problema, è manovalanza. E quindi rispetto a questo, che come tu leghi un progetto di crescita professionale nel tuo territorio, perché hai una forza attiva lavoro che effettivamente rispetto a quelle che ti chiede l'impresa, oggi è immediatamente può immediatamente impattare. Allora, poi scusami, c'è il problema della promozione, perché è chiaro, il comune nel nostro territorio, una delle politiche attive per me è promuovere il tuo territorio e promuovere le tue potenzialità. Ecco, come lo promuoviamo? Come? Partecipa, allora, attirando ed essere presente una delle varie istanze anche fieristiche con le tue caratteristiche. Per esempio il Catch and Meet in Italy ha avuto un ottimo risultato, ma è stata una cosa che non è stata vissuta come Lucera presente, no, era piccoli imprenditori che erano presenti e che come dire, hanno portato avanti da però, soli una promozione. Ok, allora Lunetta, io do la parola a tutti, però vi prego, io non farei comizi, di essere più sintetici. Tutolo, lei voleva parlare prima in replica. Molto sintetico e lascerò lo spazio perché è giusto e doveroso che tutti quanti abbiano le stesse possibilità. Niente, un appunto semplicemente a quello che diceva il candidato Montagano poco fa. Lei ha questo progetto che si chiama Piazza Pulita, cioè proprio togliamo di mezzo tutto. Sì, sì, mi faccia terminare un attimo questo concetto, perché alla fine dobbiamo dire le cose, ma dobbiamo dire così come sono realmente. Uno, chi deve rilasciare le autorizzazioni non è certamente il comune di Lucera ed è la provincia, e quindi il comune di Lucera non vedo cosa possa fare per accelerare quel processo. Processo che peraltro prevede, e questo lo dice la relazione che accompagna quel progetto presentato in provincia dall'azienda del candidato Montagano, 21 occupati e non 500 su quella trasformazione da impianto aerobico ad anaerobico, su quel progetto che è presentato in provincia, quello che dice immediatamente. Ora, se i 500 immediati si riferiscono a qualcosa che è ancora comunque una idea, ma di cui non vi è traccia né progetti, almeno a me conosciuti, ma quello che diceva di cui parlava, dice, qualche ora fa, beh, quello di qualche ora sono 21 occupati nella relazione presentata dall'azienda che gli ha presentato il progetto. Se si parla di qualcos'altro, nel momento in cui abbiamo avuto dei problemi che sono 2 anni che ci stanno facendo lottare contro la burocrazia e la macchina amministrativa per avere le autorizzazioni, nel momento in cui mi viene detto il comune di Lucera non può far niente, deve alzare le mani, nel momento in cui bisogna attivare la macchina amministrativa per poter portare le autorizzazioni, come mi spiego io, solo in qualità di candidato sindaco che ha avuto una prima conferenza da prima a dicembre, il 16 dicembre, poi un'altra il 23 aprile dopo 5 mesi, anche se la normativa prevede che entro 5 mesi doveva avere le autorizzazioni, e dopo adesso neanche un mese ho un'altra conferenza che mi vada a far concludere quello che è l'iter autorizzativo, solo essendo candidato sindaco, perché sono andato da chi di competenza a farmi sentire per accelerare, per fare semplicemente l'amministratore che deve curare gli interessi delle imprese, non che devono stare lì a aspettare dietro la scrivania. Perché non dici che la documentazione era carente? La documentazione non era niente, insieme quando siamo andati la seconda volta. Perché noi non ho dovuto fare integrazioni. Sono stati degli aspetti che si sono andati a integrare nel momento in cui c'è stata una conferenza, ma non è integrazione. Per quanto riguarda il discorso della mia azienda, della Bieco Agrim, per risolvere completamente ogni tipo di problema che è ruotata o è stata costruita attorno al discorso degli odori, delle puzze, andiamo a portare avanti il progetto di riconversione dell'azienda da impiente aerobico a impiente anaerobico. Così almeno non ci sta da parte della mia azienda nessun tipo di odore che rimarrà a Lucera, perché è stato accertato, un attimo che concludo, che non è solo dalla Bieco Agrim la provenienza delle fonti del cattivo odore, ma bensì andremo
ad accomunare il discorso, partendo dalla risoluzione di un problema, con il multimateriale, che è una cosa gestita non da enti privati, ma dai consorsi tipo Conaicro, Repra, che ha un altro tipo di regolamentazione. È normale che nel momento in cui la gente non si informa a 360 gradi circa quello che sono le modalità da attuare per arrivare a quella soluzione che sto spiegando da tempo, sembra che i 500 posti di lavoro siano inesistenti. Io allora, già due anni fa ho assunto 162. 21, non è che sono inesistenti. Io dico, nel progetto che voi avete presentato allora, alla provincia, nella relazione dei dati occupazionali, parlate di 21 occupati. È per la conversione. Esattamente, la conversione Cina, nello stabilimento. Se voi adesso avete 40, chiedo scusa. In questo, non posso allargare forse e non fare ho capito il discorso del multimateriale. Quindi non è immediato. Quindi non è immediato. Cioè quello della provincia che aspetta di essere autorizzato prevede 21 occupati, perché è un processo di trasformazione, chiedo scusa, da aerobico ad anaerobico. Significa che se oggi Montagano ha 40 occupati, ne deve licenziare 19 in verità, perché passa da 40 a 21. Questo è quello che prevede. Poi se avrà intenzione di lavorare in multimateriale, beh, dovrà presentare un altro progetto. Ma allora, nulla con questo progetto, in maniera diversa. Ma non c'è già nulla con questo progetto. Non l'avevo licenziato, le avevo assunto 162 dipendenti che dovevano andare a fare tirocinio a un impianto che esistente che sta a Salerno. Non c'entra nulla con questo, con questa autorizzazione. Lavoro per 500. Allora, Montagano, andiamo un attimo in pubblicità. Grazie. Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. Allora, Cecere, poi Bizzarri, col Movimento 5 Stelle state facendo che tipo di campagna in città? Usciamo un po' dal tema Montagano. Va bene. Anche perché mi pare, insomma, che lo stiate anche avvantaggiando con il fatto che debba replicare continuamente, quindi... Allora, praticamente il fatto è questo, il Movimento 5 Stelle a Lucera si... piazza, si presenta. Fate concorrenza a tutto, la Piazza Pulita, voi non è più, voi è un altro tipo di pulizia? No, siamo due cose distinte e separate. E per quanto riguarda noi, quello che posso dire è che la nostra campagna elettorale è una campagna elettorale ben diversa da quella che stanno facendo gli altri. Noi non promettiamo assolutamente niente, non abbiamo lavoro, perché lavoro non ce n'è, perlomeno per adesso, perlomeno fino a quando rimarranno le stesse persone che ci governano da tanti anni. Gli altri che fanno campagna elettorale, giustamente, promettendo... Qual è il problema, qual è il primo problema che ha la città, secondo lei? Il primo problema che ha la città sono, secondo me, tocca due punti importantissimi, l'urbanistica e l'ambiente. E noi, per esempio, come prima cosa che vogliamo fare, infatti nel nostro programma è scritto che per quanto riguarda l'urbanistica e l'ambiente vogliamo semplicemente prendere tutti gli incartamenti riguardanti le materie e portarle ad una procura della Repubblica. Ah, direttamente, direttamente, perché siete convinti che abbiano necessità di passare. Allora, noi abbiamo fatto una piccola interrogazione parlamentare che verte sulle zone bianche del comune di Lucera. Sono scattati 13 avvisi di conclusione delle indagini. Di conclusione delle indagini, signor sindaco. Ho detto bene, non si preoccupi. Allora, una piccola interrogazione parlamentare ha portato a questo tipo di risultato, mai visto, E quindi adesso stiamo aspettando che la magistratura vada avanti, se poi stiamo aspettando naturalmente anche la risposta da parte del ministro. Se il ministro tarderà a rispondere, siamo in contatto con i parlamentari del Movimento 5 Stelle per far sì che venga fatto il question time al riguardo, ed è già pronto, diciamo. Stiamo che problema solamente hanno le zone bianche? Cioè... Le zone bianche aspettano la ritipizzazione urbanistica da parte del comune, e con il PUG che vuole approvare il sindaco uscente si andrebbero a creare tutta una serie di contenziosi con, per esempio, gli iscritti ad un comitato, che è il comitato della zona bianca, i cui 150 iscritti farebbero subito, immediatamente, all'indomani dell'approvazione del PUG, richiesta di risarcimento danni. Ci riscopriamo amministrativista e urbanista. Non lo riscopre amministrativista. La tua opinione, urbanista. Vediamo se allora, quella è giusta. Io non sono o meno. Urbanista così come non lo è lei. Quando prima c'è, di tutto. Sì, ma ti dico una cosa: quando ci sono diverse questioni, diverse aree da ritipizzare,
la legge dispone che nel momento in cui è pronto un organismo, cioè un provvedimento che provveda praticamente a ritipizzare nella sua complessità la città e quindi tutte le aree bianche, questo strumento può ovviamente andare ad ottemperare a quelle che sono le esigenze e le decisioni del Consiglio di Stato, le diffide regionali, e questo non me lo invento io ovviamente. Quindi se le dico che la Regione è d'accordo affinché la ritipizzazione delle aree si faccia con uno strumento complessivo e generale, che tra l'altro è pronto, che ha avuto una procedura temporale, noi riteniamo che e questo è quello che ritieni tu, poi vedremo se vale. Quando tornerà dalla Regione ci rivedremo. Tornerà di sicuro dalla Regione. Vabbè, sì, quando non tornerà con uno, tanti saluti. Non ce n'è uno che non è stato respinto inizialmente dalla Regione, sono tutti andati in conferenza di servizi. Ma è una procedura classica. È una procedura che usa la Regione per semplificare i tempi. Non ce n'è uno solo. Lasciamo da parte la questione urbanistica, abbiamo visto, la vediamo in maniera differente. La questione ambientale stessa. Sì, ma non può essere solo una protesta, naturale, no, non potete solo portare le carte in procura, dovete anche avere un progetto, sicuramente. Certo, assolutamente che abbiamo dei progetti. I progetti sono legati agli aspetti della qualità della vita, come le dicevo prima, progetti che vengono dai cittadini. Abbiamo al nostro interno ingegneri, geologi, che ci permettono di avere delle professionalità in campo per progettare e fare il bene del nostro paese, di Lucera. Per esempio i 13 ettari di cui parlavamo prima. Ah, la filiera interrotta. Meno di un potere, Graziano. Come se i problemi della filiera corta. Siamo d'accordo che è un punto di partenza. Di sicuro la soluzione non è vendere i cittadini. Ci sono problemi di mercato. Di sicuro la soluzione non è vendere 600 ettari di proprietà del comune. Ma non è Pasquale. Di sicuro la soluzione non è vendere. Allora mi interessa Bizzarri, Bizzarri, non vendeteci, per favore. Una chiusa la posso fare, ma non servono i 13 ettari del comune di Lucera per risolvere un problema di filiera corta. Ma immaginiamo che non ci siano immaginiamo che non ci siano agricoltori titolari di suoli, che questo processo l'avrebbero già fatto se i mercati vivessero condizioni diverse. Ma stiamo scherzando. Bizzarri, prego. Ascolto con attenzione che stanno dicendo di lavoro, però non riesco a parlare. Quello del Movimento 5 Stelle è un programma che mi piace, perché più che un programma, io voglio sentire la sua. Ne dirò velocemente anche la mia. Più che un programma amministrativo, mi pare un programma giudiziario, quindi da avvocato io potrei, diciamo, averne dei vantaggi. Da criminologo. Perché, quindi, no, sotto questo profilo sicuramente è valido. Si parla tanto di questi 13 ettari, di 630, però non si dice, non si racconta che sono tutti concessi in locazione, quindi prima di poter individuare qualsiasi tipo di altra soluzione bisognerà innanzitutto andare a fare disdette di questi contratti, e in quel caso verranno intraprese una serie di contenziosi che dureranno decine e decine di anni. La nostra idea di sviluppo della città è completamente diversa. Lei faceva prima riferimento alla vocazione turistica della nostra città. Certo, lei ha per esempio un supporter d'eccezione come può essere Vittorio Sgarbi, quindi sicuramente avrà un occhio particolare anche su quello che è il lato culturale della città. Noi riteniamo che la via principale di sviluppo della città è la via principale di soluzione dei problemi occupazionali che la città ha, perché poi sono questi quelli fondamentali, possa venire dal lavoro in ambiti nei quali non ci siamo mai soffermati in tempi passati, e cioè attraverso la valorizzazione dei beni monumentali, attraverso la valorizzazione delle grandi eccellenze culturali che noi abbiamo nel nostro paese e attraverso ancora la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche che pure contraddistinguono la nostra terra. È in questa direzione che noi vogliamo lavorare ed abbiamo sotto questo profilo un progetto molto molto concreto, che è quello basato sul disposto del codice dei beni culturali, di affidare la gestione dei beni monumentali ad imprenditori esterni, perché fare manutenzione, amministrare e fare turismo con le risorse comunali, e quando parlo di risorse non parlo solo di quelle economiche, che sono certamente esigue, ma anche quelle
umane, perché ovviamente in questo settore non abbiamo mai fatto delle assunzioni mirate, quindi non c'è personale che abbia capacità specifiche per lavorare in quella direzione, quando si potevano fare, peraltro, perché oggi non si possono neppure fare. Allora bisogna lavorare attraverso la esternalizzazione della gestione, quindi chiamare imprese che abbiano questa vocazione, queste capacità, questo know-how, e attraverso loro ottenere in cambio manutenzione dei beni monumentali, che non riusciamo a fare, tant'è vero che il castello è... In che condizioni è il castello? Beh, il castello è in condizioni abbastanza gravose, perché purtroppo necessita di alcuni interventi anche strutturali che con i fondi comunali non è possibile fare. Ancor peggio sta sicuramente l'area delle cosiddette terme romane, che sono praticamente abbandonate a se stesse. Insomma, una città che ha questo tipo di beni, questo tipo di... Deve lavorare in quella direzione. È impensabile che siano lasciati veramente alla mercé del tempo in quella che direzione. Passa. Ecco perché il nostro progetto è molto specifico. Volevo solo ascoltare una mail che a Francesco, poi do la parola a lei su Giovanna, questo, è proprio, giusto? Sì, relativa ai beni culturali, perché lo ha anticipato Bizzarri, molti ci chiedono del castello, magari la domanda la possiamo rivolgere al candidato uscente Dotoli, ma Bizzarri ha dato in parte la risposta, cioè il motivo per cui un monumento così importante sia allo stato, in uno stato di abbandono notevole, tutti lo conoscono, tutti lo sanno, quindi che azione di recupero andrebbe fatta e perché non è stata fatta negli anni? Si parla di un degrado che è lungo almeno 10 anni, io credo, insomma, quindi... Certamente non fa onore ad una città dei trascorsi come quelli lucerini, però volevo dare un minuto a Montagano, poi faccio rispondere a lei, perché si inseriva su Bizzarri. Montagano. Quindi la soluzione proposta dal candidato sindaco Bizzarri è corretta, ma non è a mio modo concreta. Noi pure per la valorizzazione dei monumenti e quella che è l'arte, la cultura e la storia di Lucera, per dare uno slancio a carattere turistico, l'abbiamo indicata nel nostro programma di gestione del territorio, con la realizzazione di una cittadella, l'abbiamo chiamata così, cittadella federiciana, che dia possibilità di attirare gli investitori, far lavorare 1000 persone all'interno della fortezza, facendo un compito semplice: regalare emozioni al turista che viene a visitare la fortezza, perché la storia non si racconta solo guardando il resto di un bellissimo monumento, ma la bisogna far vivere e quindi andare a infondare delle emozioni, andare di nuovo a ricreare quella macchina del turismo che possa veramente fare la differenza all'interno di un paese che è storico, è bellissimo, artistico, e che la potenzialità ce l'ha sempre avuta, ma non allora, è stata Dottoli, mai utilizzata. Che cosa è successo in tutto questo tempo? È successo questo, al di là del fatto che abbiamo bisogno sempre del privato, senza demonizzarlo, spiego subito. Al di là di due questioni oggettive, quali sono Piazza delle Terme Romane e il castello, però bisogna anche dire che le amministrazioni in questi anni hanno comunque recuperato l'anfiteatro, abbiamo noi terminato di recuperare il museo, tra un po' ci sarà l'apertura della biblioteca, sempre con un percorso ovviamente pluriennale al quale hanno partecipato diverse amministrazioni. Quindi più di secolare, perché poi non è semplice, anche per esempio per il recupero della colonia agricola. Oggi noi partiamo con l'acquisizione del bene da parte del demanio dello Stato e ovviamente immaginiamo che poi nel tempo e negli anni si riusciranno a prendere dei finanziamenti per metterla su. Il problema del castello era avviato nella direzione che diceva il candidato sindaco Stefano Montagano, perché nel 2009 in una conferenza pubblica abbiamo presentato un progetto preliminare denominato Puer Apulie, approvato dalla Regione Puglia, dalla sovrintendenza dei beni archeologici della Regione Puglia e dal Comune di Lucera. Questo progetto molto molto oneroso, perché il problema fondamentale sono i soldi, è stato praticamente bloccato perché prevedeva, secondo una teoria portata avanti dal professor Marconi e condivisa da Martinez, allora sovrintendente, una ricostruzione degli spazi all'interno del castello. C'è stata e c'è una idea diversa dell'utilizzo della fortezza, che appartiene a gruppi legittima, che ritengono invece che bisogna praticamente adoperarsi per scavi archeologici, e il progetto alla fine, con lo spostamento dei famosi casoni da una parte e dall'altra nel seguito degli anni, è andato in coda in quelle che sono state le graduatorie regionali presentate poi al Ministero, proprio perché c'era questa forte diaspora, questa forte diatriba all'interno della cittadina lucerina. Tra l'altro, però, questo
serve mai vendere. Come informazione non sia corretto dire questo, no, perché non è così. Vabbè, è finito, fammi finire di parlare, poi, no, fammi finire, poi intervieni, e dopo intervieni tu, mi fai finire di parlare. Allora, la questione, allora è questa: se ti riferisci sulle casoni, un conto. Se ti riferisci solo ai casoni, ti dico anche... Forse volevano fare i casini lì dentro, più che i casoni, insomma, questa è la verità. Fammi finire di parlare, ti dico anche che io ho trovato una scelta del commissario prefettizio di fare lì i casoni con Martinez, venne la Lapi, mi chiese se era possibile spostarlo lì perché aveva una nuova, una più logica strutturazione al fianco della biblioteca, io dissi di sì, ma questo fatto, cioè l'idea di non ricostruire per esempio in legno il palazzo di Federico II o gli stessi casoni o di recuperare la cisterna per farne un museo, ha determinato questo. Voglio dire che alla fine noi rispetto alla situazione del castello abbiamo comunque, siamo intervenuti in regione con il ministero, c'è un residuo di somme di circa 3 milioni di euro che basteranno solo a mettere in sicurezza le mura, perché oggi c'è il problema che anche chi gira intorno al castello rischia. Alla fine, e chiudo, i prossimi finanziamenti, il 2014-2020, POFESR, sono indirizzati alla fruizione dei beni monumentali, alla fruizione, non solo al mantenimento, e vanno proprio nella direzione che diceva Giuseppe, cioè devono servire a creare non soltanto la sistemazione dei monumenti, ma anche la loro fruizione, e quindi possono dare lavoro. Il problema, e torno sempre all'origine, è che ci sono aree in prossimità dei monumenti che non sono di proprietà del comune, e con la pianificazione queste aree, per il principio della perequazione, sì, possono entrare nella disponibilità del comune, altrimenti si perdono possibilità concrete di finanziamento. Allora, e questa è storia. Allora, mettiamo un punto su una cosa, perché se ogni volta il sindaco, ancora essendo io concorde sulla necessità di partire su un percorso, ma non è che se non si fa adesso... Infatti, hai avuto questa scelta intorno all'anfiteatro, scusami, come fai, Antonio, peraltro io dico anche legittima, perché sennò qua alla fine non se ne esce mai, però voler dire che se si fosse fatto tra 20 giorni piuttosto che, perché non è nemmeno corretto ottobre, diciamo che io è uno strumento elettorale anche quello serve, là, è chiaro, che no? Serve, poi lasciamo perdere però i tempi. È charo che serve, a me piace entrare più nel concreto, non mi piace parlare dell'articolo 38 e 5, perché poi ritengo che... Concretizziamo. Oh, ok, io ritengo, la prima cosa che bisogna fare, assolutamente... sono campati in aria, non è che a me piacciono i capini, però ci sono, voglio dire. I quindi... Sì, ma ci sono diverse, Giuseppe, scusami, ci sono diverse... Purtroppo, lo sai. Tu sei meglio di me, lo so anch'io. Poi le controversie nascono proprio su questo. Ce ne sono diverse di interpretazioni, c'è una intervento della prefettura che ha dato praticamente una versione, ma che infatti dice anche tu hai cambiato più versioni, perché fino a 20 giorni fa dicevi, hai detto a me che non eri professione. D'accordo a che io si portasse, sto dicendo, se non sono d'accordo tutt'oggi, ma oggi ti sto dicendo che è in consiglio. Vogliamo per sempre rimandare questo strumento che voi nella passata amministrazione nel 2007 dovevate portare in consiglio, invece avete portato in consiglio una variante che poi abbiamo praticamente non avevamo i numeri per approvare. E che fate una variante, perché che poi abbiamo visto i danni che ha prodotto quella variante, i rallentamenti e quant'altro. Grazie anche al sindaco Dottoli, perché quando è arrivato, invece di far decidere al consiglio comunale, ha preferito far finta di non vedere. Allora, è arrivato il commissario d'acqua. Tutto lo, insomma, se diciamo che faccio dire qualcosa riguardante il suo programma. Assolutamente, è stato poi coerente, ma alla fine prima avete fatto poi un zoppilato, vi siete lavati le mani, perché abbiamo fatto venire il commissario ad acta. Ma quello che c'è da fare, appunto, che non sarebbe dovuto venire. 30 secondi, Tutolo. Che non sarebbe cambiato nulla. Prego, per favore. Perché doveva essere approvata dalla regione, non dal commissario ad acta. Vabbè, ma il commissario d'acqua non lo sapevano neanche gli uffici in quel momento. Lì c'è un errore procedurale, sì, esatto. Non è nel merito, nel merito non mi... Attenzione, no, è nella sostanza. Perché no. L'indice, scusami Giuseppe, c'è un errore l'indice... procedurale, il Consiglio di Stato non ha... era variante, al PRG la dovevi mandare in regione. Quindi nel merito non hanno contestato. Siamo d'accordo. Allora, 30 secondi ancora. Però in effetti proprio stiamo 30, annoiando con questa proprio storia. 30 secondi. Riguardo... Se ha qualcos'altro da dire, 30 secondi, perché siamo in chiusura. Iniziamo un giro finale. Sì, anche per lei. Io credo che la prima cosa che bisogna fare sui monumenti, e in primis sul castello, è veramente fare tutto il possibile perché il castello sia non più un pericolo per addirittura chi lo visita, metterlo in sicurezza.
Ed è un punto importante quello, attenzione, perché gli interventi sono degli interventi assolutamente corposi, e quindi diciamo ben vengano tutte le idee che vanno in quella direzione, speriamo più che idee, fondi, perché poi le idee senza fondi non si riesce a far nulla. È chiaro che quello può essere una parte importante dello sviluppo della nostra città, ma non può essere, nessuno può pensare che possa essere soltanto quello, perché se pensiamo di risolvere il problema che c'è nella nostra città, ma soprattutto nel paese Italia, perché poi dobbiamo dirla tutta, non è certamente un'amministrazione comunale che ha il compito di risolvere quello che è il problema di 8.000 disoccupati, ad esempio. Sarebbe veramente folle pensare. Bisogna creare le condizioni, ad esempio, se oggi venisse, assolutamente, se oggi venisse un imprenditore a Lucera che vuole fare una attività, non c'è un terreno dove si può insediare, perché non abbiamo una zona PIP che da 40 anni ne parliamo, ma mai è stata fatta. Non c'è la zona ASI, lo sai benissimo, manca di infrastrutture necessarie, addirittura la DSL, mi devi dire chi si va a insediare, ma soprattutto se vai lì a richiedere un lotto, no, se vai a chiedere un lotto, scusami, se vai a chiedere, sei disinformato, se vai a chiedere un lotto perché vuoi insediarti, ti dicono che non ce n'è, pur essendo una landa, quello, un deserto. Il problema è che non viene, questa è la verità, no, non è vero, non è vero. Allora, il problema è che oggi non viene nessuno. E noi ancora pensiamo di preparare il nostro territorio, perché speriamo che viene qualcuno da fuori, mette là la Fabbricrete e faccia lavorare. Però le condizioni anche dobbiamo creare. Le condizioni pure debbono crearsi. Allora partiamo da quello che c'è. Allora diamo la possibilità a chi già oggi lavora, agli artigiani, ai piccoli commercianti, di iniziare a incidere sulla leva fiscale. Per esempio, noi nella nostra proposta diciamo, per coloro che assumono in contratto di apprendistato, quindi utilizzano la strumentazione nazionale, il comune interviene per la sua parte rispetto all'IMU e rispetto all'IPERF comunale. Ma le risorse dove le trovi, Michele? Le risorse le trovi. Allora, la questione è capire che oggi, allora Pasquale, se è un problema di risorse, significa che tu nelle poste dei bilanci le trovi le risorse. Il problema è capire se oggi abbiamo una condizione in cui la occupazione locale, stiamo parlando intorno a circa 5.000 lavoratori e 2.500 piccole imprese. Se non diamo ossigeno a queste qui, nel poter dare e poter fare assumere e quindi agire anche noi, l'amministrazione deve dare il governo nazionale Lunetta sostiene che nelle pieghe del bilancio si possano trovare le risorse per dare iniziando a colpire però dovete aiutarmi a chiudere per definizione nelle pieghe un granello di roba non ci va, deve chiudere. Però scusa, io vedo che sì, manco un minuto, cioè vedo che lei forse non si rende conto del tempo, poi glielo faccio vedere. Sì, prego, chiuda. Che devo io? Ma abbiamo finito. No, stavamo cercando di sintetizzare. No, ma io sto provando a ragionare rispetto a una cosa. Certo, allora, e io le sto chiedendo. No, rispetto ai beni culturali, io parto dal presupposto che quello è un bene del patrimonio nazionale, territoriale, di cui noi ne siamo grandi. Non capisco la proposta che fa il candidato sindaco Bizzarri, perché su quei meccanismi di privatizzazione, di un bene culturale e di usufruzione. Oh, è la mia idea. Io gli ho detto è la mia idea. Quindi, che per me non è concepibile, essendo il bene culturale, lo diremo a Franceschini. Rispetto a questa cosa. Però è chiaro che rispetto ai beni c'è un problema anche rispetto al rapporto che ha cittadini di Lucera rispetto al bene culturale. Perché non può esserci vandalismo quotidiano rispetto a beni importanti ad elevata, come dire, valenza storica. C'è un problema anche di vandalismo che così poco si è fatto nel combattere a costo zero per le casse comunali, perché bisogna dare solamente la gestione. Senti, io non ci credo alle cose gratis. No, non ci credo. Io che sono un imprenditore che dice faccio la manutenzione gratis, non ci credo. C'è da stare un guadagno da qualche parte. Guarda, non ci credo. Non è che ti diamo la gestione a pulire il castello. Dopo me la spiegherai per bene. Sì, adesso ci fermiamo e te la spiego. Vi fermate?
visto che fuori appena non sono riuscita a completare, diciamo, l'esposizione. Allora, siamo veramente fuori tempo. Se prendete 30 secondi, ancora Cecere e Bizzarri, e poi in chiusura proprio una parola di Dotoli. Allora, niente, Lucera... Tutolo, lei ha parlato, poi, sì, poi vedrà quanto ha parlato. No, allora, Lucera ha bisogno di un cambiamento, sia un cambiamento vero. Qui abbiamo persone che hanno fatto parte delle passate amministrazioni e la città versa in questo stato di cose. Io penso che il 25 maggio è veramente un bivio, come dicono i manifesti, quelli ufficiali del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, e questo bivio secondo me è l'ultimo treno che possiamo prendere per cambiare veramente le cose, puntare sul turismo, puntare sul lavoro, però quello vero, non quello delle SPA. Questo. Giovanna, c'è una domanda per il candidato di 5 Stelle. Allora, visto che si parlava di tagli alla politica, da quello che mi sembrava di capire, e credo che sia uno dei programmi da sempre del Movimento 5 Stelle, come lo metterebbe in atto per recuperare magari qualcosa da spendere in un programma elettorale, lui diceva, per le imprese, magari il Movimento 5 Stelle, per i monumenti, per e quindi come tagliare, dove, cosa colpire? Ecco. Allora, prima di tutto. No, allora no, cioè brevemente, allora, 30 secondi. Mi fa brevemente, 30 secondi. No, brevemente, no, no, che ci sia per esempio una vera commissione di valutazione per quello che è l'operato dei dirigenti comunali. I dirigenti comunali si fregano qualcosa come cifre a 5-6 cifre. Però si fregano. Vabbè, no, scusami. Ma ci sono commissioni di valutazione. Non mi è venuto, percepisco. Graziano vuole far lavorare. I dirigenti hanno in ogni caso degli emolumenti che sono necessari. Io sono nazionale. Allora, percepiscono qualcosa come stipendi a 5-6 cifre, e io penso che una... Ma lei non credo che possa intervenire. Però scusi, taglio io parlo di taglio alla politica, no, ci chiedono, scusi, dei premi, ci chiedono le commissioni di valutazione danno i premi. Sì, però ci chiedono dal web tagli ai costi della politica, non i dirigenti noi non fanno parte della politica. Naturalmente tagliamo prima la politica, poi noi naturalmente perseguiremo quelli che sono gli obiettivi che si è sempre posto il Movimento 5 Stelle. Tutto quindi no, per esempio secondi, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle non percepiranno di certo il concetto di presenza. Non percepiranno stipendio. Il gettone di presenza. Noi abbiamo previsto un punto particolare nel nostro programma specifico, e onestamente non l'ho riscontrato negli altri programmi, almeno per iscritto, e che è quello di passare con le commissioni, oggi se ne fanno 5 a settimana, sono degli stacanovisti i consiglieri comunali, ad una a settimana remunerata, poi se ne possono fare no quando vogliono, ma remunerata una a settimana. E soprattutto sono, io lo faccio gratis da 5 anni, non sfondi, con me sfondi una porta aperta. Appunto, io sto dicendo che il candida propone che quella cosa è gratis. Io sto dicendo che senza modifica il regolamento. Scusami. Modifica il regolamento. Quando, no, gratis non lo puoi fare. Attenzione, vai contro la legge, forse non ti è chiaro. Io ho deciso non lo puoi fare nemmeno quella, la legge che stabilisce. Cioè bisognerebbe, ragazzi, capire prima come funziona la cosa, e poi non è che siamo a casa nostra. Allora, io per 5 anni non ho percepito un gettone. Io le dico quando non vale si può fare, non si può fare. Cioè, assolutamente, però mica sto dicendo, siccome dice non si potrebbe fare, usta che facendo, in punta di piedi. Perché la rifiuti? In punta di piedi. Ma non sto dicendo che chiedo di capire quanto costa un gettone, perché non credo che la commissione, per quanto possa ulteriormente risparmiare, porti a quelle poste di bilancio. Costa negli anni passati, costavano 20.000 euro al mese, sono 240.000 euro all'anno, per una consiliatura sono 1.200.000 euro. È un asilo, è una scuola, è un'importante opera pubblica, attenzione, ma soprattutto bisogna vedere in cambio cosa riceve il cittadino, perché attenzione, se il cittadino viene gratificato da provvedimenti che prendono in commissione e grazie a quei provvedimenti le condizioni di vivibilità dei cittadini migliorano, sono assolutamente felici di darteli. Andiamo a vedere invece quali sono i provvedimenti che si fanno in commissione. Noi abbiamo scritto un libricino, ci siamo permessi, glielo regalerò, e poi magari forse sarà più chiaro il mio concetto. Sicuramente, guardati nel lungo termine, sono con 1.200.000 euro all'anno in questa consigliatura, sono eliminarle completamente, però bisognerebbe esattamente eliminarle. Stiamo dando numeri che non trovano rispondenza nella realtà. È ovvio che sono numeri che hanno rispondenza, devi togliere le commissioni, non devi parlare più di commissioni, cioè per arrivare a quel risparmio lì ne devi togliere completamente. No, non sto dicendo di eliminare, se tu parli di 1.200.000 in una consigliatura vuol dire che, come vedi,
urbanistica e costi della politica sono gli argomenti che tengono. Però Giovanna, abbiamo dei tempi ristretti. Puoi intervenire, ma certamente non è che avrai questi risparmi. Ma guarda, che non tutti sono imprenditori. Non stiamo parlando già 700.000 di risparmi. Hai capito? Rispetto a un bilancio comunale, non stiamo parlando di somme incredibili. Sì, sì, no, sì, no, ma che tutti siete d'accordo. La domanda era specifica, attenzione. La domanda era specifica. Mi spegnete i microfoni da questa parte che abbiamo concluso. Giovanna, sono tutti d'accordo sul fare insomma politica più o meno gratis, credo. Insomma, con dei tagli. In ogni caso, quello che stavo cercando di dire è che sicuramente, sul quale sicuramente converranno i candidati sindaci che restano ancora, che devono ancora salutare, sono i fondi europei. Cioè, quello sarà un salvadanaio importante per un comune sapere intercettare quelle che saranno le risorse del settennio che si va ad aprire. Sarà una cosa importante. Conosciamo vicende di comuni, non ultimo anche quello in cui ci troviamo, di soldi che vengono, di opportunità che vengono saltati a pie pari. Quindi qua ci sono due cose da fare, evidentemente: puntare sulle competenze, perché ci troviamo di fronte a situazioni in cui probabilmente non si sa neanche intervenire ed intercettare, e utilizzarli quei soldi, impegnarle quelle spese. Certo, ma infatti noi per esempio abbiamo inserito su questo punto un inciso nel programma, perché riteniamo che la prossima amministrazione debba dotarsi di un ufficio preposto alla intercettazione di questi fondi europei attraverso presentazioni di progetti che siano a costo zero, cioè quindi che possano essere pagati nel momento in cui si ottengono i finanziamenti. E addirittura in questa direzione si potrebbe concretamente lavorare anche in un ambito più vasto, cioè raccordandosi con i comuni dei Monti Dauni, presentando insieme ad essi dei progetti comuni che abbiano, diciamo, un importo progettuale molto molto più consistente, che in qualche modo paradossalmente vadano anche a superare le procedure normali che riguardano il singolo comune. Dottori, lei è l'uscente, non ha tagliato nei punti giusti. Voglio dire, precisare che ovviamente l'idea del candidato Giuseppe Bizzarri in realtà è già in essere, nel senso che il Gall Meridaune, che è l'agenzia che cura per conto della regione una gran parte dei fondi strutturali, ha avuto un finanziamento e sta praticamente per avviare i lavori all'interno di Palazzo De Troia per la realizzazione di un urban center. È proprio praticamente quello sportello, quella struttura all'interno della quale si realizzano progetti per Lucera e i Monti Dauni, perché noi ormai ragioniamo di Lucera e i Monti Dauni già da 5 anni, e questa è la logica che stiamo seguendo. Però non lo fa il Comune, lo sta facendo il Gall. Ma il Gall lo fa per conto del Comune, perché il Gall, okay. Volevo chiudere, sì. Giusto per specificare questo. Dunque, tra poco ci manda in ovviamente, sì, ma chiudo. Volevo far comprendere questo. Al di là dei costi della politica, io ritengo che la cosa importante oggi da osservare sia questa: ci sono dei tagli, in 4 anni abbiamo avuto tagli dal governo centrale di circa 6 milioni di euro, ci dobbiamo preparare a nuovi tagli, e quindi credo che sia necessario e importante lavorare molto ed essere molto attenti, così come abbiamo fatto in questi 5 anni, a recepire tutti i finanziamenti della Comunità Economica Europea, e ovviamente a prepararci, perché queste somme ai quali dovrebbero rinunciare i consiglieri molto probabilmente serviranno proprio per andare a compensare dei tagli che avremo. È notizia recentissima che la Regione Puglia ha preannunciato a tutti i comuni un taglio del finanziamento sul trasporto pubblico, quindi noi viviamo in una fase di emergenza. E per chiudere con quello che aveva detto Lunetta, io dico che il Comune di Lucera è pronto a subire altri tagli, a patto che questi siano utilizzati dal governo a favore della defiscalizzazione delle imprese, perché è il governo che deve fare questa operazione più che gli enti locali. Se il governo investe queste somme, noi abbiamo già detto all'ANCI che siamo pronti a subire nuovi tagli, purché si faccia ripartire l'economia a Lucera e nelle altre città, perché di questo di fatto abbiamo bisogno. Allora Montagano, come vede la situazione dei comuni? È una situazione molto molto florida. Evidentemente, quanto si dice alla città che non si può fare, anche perché ci sono delle mannaie robuste che arrivano ai comuni, che sono poi terminali. Il problema è che appunto manca la compatibilità e l'affiancamento delle amministrazioni con chi veramente vuole fare impresa, e io qua sono in qualità di imprenditore, e quindi il diretto interessato che in questo contesto vuole investire nel territorio e fare impresa. Però vedo una difficoltà esatto, in ogni momento, in ogni caso, perché parliamo come se fossero due lingue diverse. Allora, io per dare risposta immediata a quelle che sono i cittadini, e quindi l'esigenza che sono io diretto candidato
candidato sindaco, ho presentato dei progetti che sono realizzabili perché sono a costo zero per il comune, perché in qualità di imprenditore so come andare ad attingere nuove risorse, non risparmiare su quelle che già oggi non ce ne sono, e dare subito un nuovo slancio occupazionale che è scritto nel mio programma gestionale del territorio. Bene, Francesco, abbiamo chiuso faticosamente questa puntata. Io quasi quasi chiuderei il microfono a tutti. Forse allora, come vedi, insomma, il PUG, le periferie, ma soprattutto il taglio dei costi della politica è l'argomento che tiene. Noi ci fermiamo, Giovanna, perché abbiamo davvero di mail ne sono arrivate ma ne possiamo leggere altre, perché davvero è stata una fatica anche leggere. Vedo un'ottima sintonia comunque tra tutti i candidati, c'è una competizione positiva, perché insomma è stata più serena serena e civile, quindi complimenti. Va bene, grazie a Francesco per la collaborazione in studio, grazie allo staff tecnico che ci ha seguito, soprattutto grazie per avermi chiuso poi gli audio a un certo punto, altrimenti non ce la facevo più. Una battuta, ci mancherebbe altro. Grazie ai miei ospiti, Pasquale Dottoli, candidato sindaco per la coalizione, con la coalizione di centrodestra al comune di Lucera, Stefano Montagano, lista Amo Lucera, Giuseppe Bizzarri, Lucera progetto comune, me lo sono scritto, di centro-sinistra. Non è corretto, è una coalizione trasversale. Mi fa aprire un'altra conversazione. Allora, poi Michele Lunetta, l'altra Lucera, Antonio Tutolo con Piazza Pulita, Graziano Cecere, primo candidato sindaco a Lucera per il Movimento 5 Stelle. Grazie a voi tutti per averci seguito. Arrivederci. Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza.